Rieccomi, e poi per oggi ho finito. Parliamo di un altro prodotto Lush. Questo mi sento di bocciarlo al 100%. Fortunatamente, quando ero andata per comprarlo, perché lo volevo provare incuriosita, non c'era, me ne hanno dato un campioncino ed è, meno male che non l'ho comprato. Non ti scordar di me, detergente. Allora, vediamo cosa c'è scritto sul sito. Sito. In TV c'è una diciottenne pazza che parla di dare la propria verginità a Ahmadinejad. Vabbè, noi leggiamo il nostro Non ti scordar di me. Splendida crema detergente struccante con miele e rosa. Non ti scordare di rimuovere i residui, appiccica un po'. Con la sua densa mistura di miele, olio di arachidi, acqua di rosa e cera d'api, questo detergente cancella ogni traccia di ogni tipo di make-up. Anche se tenace, resistente all'acqua, agli alluvioni, alle tempeste tropicali, non c'è scampo. Efficiente ma talmente delicato che va bene per la pelle sensibile, secca e anche per struccare gli occhi. Massaggiatene pochissimo sul volto e rimuovete per bene tutti i residui con acqua tiepida e con un batuffolo di cotone, onde evitare di rimanere appiccicati alla prima guancia che bacerete. Dà soddisfazioni che mai da un detergente ci si aspetterebbero. Questo detergente o si ama o si odia, ma sono di più quelli che lo amano. Bah! Le lascine giapponesi lo applicano in abbondanza per poter fare un bel massaggio al viso prima di rimuoverlo. Per loro e per chi non può mai rimanere senza, abbiamo inventato il barattolone grande. Ingredienti: olio di arachidi, acqua di rose, cera d'api, miele, estratto di iris, glicerina, essenza assoluta di rosa, tintura di benzoino, conservanti. Prezzo per 100 grammi 16,50 euro, per 45 grammi 9,75 euro. Ok, questo è quanto leggiamo. Cosa vi posso dire? Allora, l'ho utilizzato alcune volte, non molte perché non mi piace proprio. Ne ho usato un pochettino, vedete? Allora, la prima volta che l'ho utilizzato, visto che c'era scritto che era così delicato da poter essere utilizzato anche per struccare gli occhi, l'ho subito provato per struccarmi gli occhi. Allora, prima passata, mi sono trovata una, due e tre ciglia staccate. E già, visto che io ho poche ciglia, c'è una paranoia che ho le ciglia brutte, ho detto: ah, bene, questa roba me la strofino, mi fa staccare le ciglia, ottimo. L'ho abbandonato, non l'ho più utilizzato. Ho riprovato per struccare tutto il viso. Allora, tolto che già un detergente che ci devo pucciare le mani dentro per prenderlo non lo trovo igienico. Poi va bene per massaggiare il viso, cioè se vogliamo fare un massaggio al viso rigenerante, questo va bene perché effettivamente non brucia gli occhi. Però io non trovo che strucchi così bene, cioè passando poi il batuffolo di cotone sul viso ho visto che diversi residui vi rimanevano appiccicati. Per struccare gli occhi o si strofina, e cioè se c'è una parte che non va strofinata del viso, se no è proprio il contorno occhi. Quindi non lo trovo utile, non lo trovo economico, non lo trovo particolarmente profumato perché ha un odore proprio normale, si sente abbastanza il miele. Come inci non mi pare che sia completamente verde perché ha in fondo quei due bei conservanti che non è nemmeno un prodotto eco bio, da dire sono estremista, voglio un detergente eco bio, va bene anche se mi strofino un po' di più gli occhi, però lo voglio tutto verde. Non mi è piaciuto. Poi una volta sciacquato con l'acqua non viene nemmeno via, quindi comunque si deve utilizzare il cotone. Se non il cotone, uno straccettino bagnato, cioè se devo farmi tutto questo sbattimento per struccarmi, alla fine utilizzo il mio olio solido, quello al burro di cacao, con cui mi trovo bene e che secondo me strucca di più. Le altre due volte che l'ho utilizzato, ho struccato prima gli occhi con un dischetto imbevuto di olio di jojoba e poi ho utilizzato questo sul resto del viso. Comunque no, questo non mi è piaciuto per niente. È carissimo perché 45 grammi 10 euro per uno struccante, cioè forse lo trovo proprio troppo 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 caro, soprattutto per gli ingredienti che ha dentro. Quindi lo trovo caro, non lo trovo profumato, non lo trovo funzionale, non lo trovo igienico, non mi è piaciuto per niente, per niente, per niente. Però se invece voi vi trovate bene con la consistenza del prodotto, ho creato per voi una specie di ricettina per il non ti scordar di me. Così è come appare alla fine il mio.
quindi la consistenza è quella. Il mio è ancora un po' olioso, ma perché non l'ho fatto ancora raffreddare abbastanza. Se lo lascio ancora un po' in frigo diventa proprio come l'altro. Ve li faccio vedere vicini. Ecco qui, il colore è quello, quindi al mio probabilmente devo solo aggiungere ancora un po' di miele per renderlo perfetto e lasciarlo ancora un po' in frigo. Comunque, dicevo che se invece proprio vi piacesse la consistenza del non ti scordar di me, guardate come l'ho copiato io, provate e fatemi sapere come vi ci trovate, ma non comprate quello di Lush, costa troppo. Ciao! Ingredienti: Olis, miele, glicerina, acqua di rose, cera d'api e io metterò la vaniglia. Allora, iniziamo con il mettere in questo barattolino, direi 2 dita di Olis, facciamo 2 cosettini di cera d'api e la scaldiamo al microonde. Ecco qui. Olis, oops, cera d'api, dentro, microonde o bagnomaria. Ok, ci aggiungiamo un cucchiaio di miele. Un cucchiaino di glicerina, un cucchiaino. Un tappino di acqua di rose, io in questo momento questa, se avete quella fatta in casa da voi ancora meglio. Questo è quello che vedremo. Andiamo a mischiare. Quando si raffredda un pochettino, ci aggiungiamo un po' di vaniglia e lo lasciamo riposare una mezz'oretta fuori dal frigo. Direi 3 gocce bastano. Uno, due, tre e giro, tanto per cambiare.